Ciao, sono Guido di pasticciotti.it e oggi faremo un pupazzo di neve con i sassi. Seguici! È sempre divertente fare un pupazzo di neve, ma se la neve manca, puoi fare un pupazzo usando dei sassi. Vuoi provarci? Ti servono solo dei sassi di media dimensione, colore a tempera bianco, un pennello e dei pennarelli. Se i sassi che hai a disposizione non sono già abbastanza bianchi, ti suggeriamo di colorarli di bianco con le tempere o con i colori acrilici e di lasciarli asciugare. Quando i sassi saranno asciutti, prendi il sasso più grosso, che userai come base, e con il pennarello nero disegna al centro due cerchietti, uno sopra l'altro, che saranno i bottoni del pupazzo di neve. Prendi poi un secondo sasso che possa stare in equilibrio sul primo e dopo averci disegnato un bottone centrale, concentrati sulla parte piatta superiore. Qui dovrai disegnare la sciarpa del pupazzo di neve. Noi abbiamo usato il pennarello rosso, ma tu puoi usare il colore che preferisci. Infine, prendi il sasso più piccolo, che dovrà stare in equilibrio sugli altri due sassi e che costituirà la testa del pupazzo. Disegna gli occhi, il naso a forma di carota e la bocca del pupazzo di neve. Ora componi il tuo pupazzo mettendo i sassi uno sopra l'altro. Per completare l'opera puoi usare del cartoncino nero per realizzare un piccolo cappello da mettere in testa al tuo pupazzo. Dal cartoncino nero ricava due cerchi, uno più piccolo e uno più grande. Quindi prendi una striscioline di cartoncino e arrotolala su se stessa fino a formare un anello che chiuderai con due punti di cucitrice. Ora incolla l'anello sul cerchio più grande, quindi procedi incollando il cerchio più piccolo. Ecco qui pronto il cappellino del pupazzo che completerà la tua originalissima creazione. Il tuo pupazzo è pronto! Perfetto per arredare la casa donandole un'atmosfera natalizia, il tuo pupazzo di sassi si presta anche ad essere composto e scomposto come Olaf di Frozen. Ma attenzione a non fargli perdere la testa! Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.